non è avvenuta per molte delle attività controllate. Veri e propri blitz, spesso in piena stagione turistica, spettacolari sono le critiche che arrivano, ma probabilmente fatti così proprio per lanciare messaggi ben precisi ai commercianti. Il primo che fece scalpore fu la caccia allo scontrino a Cortina d'Ampezzo, quando 80 ispettori tra il 30 e il 31 dicembre del 2011 passarono al setaccio i più noti alberghi, bar, locali e negozi. Controlli che arrivarono anche a Courmayeur e una ventina di giorni dopo nella capitale. Le Fiamme Gialle effettuarono oltre 400 ispezioni e la metà dei negozi risultò non in regola. Verifiche poi a catena per tutto il 2012, da Firenze a Capri alla costa amalfitana. E ora l'operazione dell'Agenzia delle Entrate. I controlli sono di routine e molto discreti, afferma il sindaco di Portofino D'Alia. E anche a Capri l'amministrazione è tranquilla, qui sono costanti, spiega il sindaco Lembo. Critico invece il primo cittadino di Santa Margherita Ligure, De Marchi. C'è modo e modo di fare controlli fiscali. Sono piombati qui sabato sera con il locale pieno di gente. Non siamo in uno stato di polizia. Contrario a ispezioni negli orari di punta è anche il presidente della FIBE Confcommercio Stoppani. Bisogna rispettare le esigenze degli ispettori, ma anche degli imprenditori, perché a volte, afferma, c'è qualcuno che non ce la fa a pagare le tasse. Lo Stato combatta gli sprechi e la spesa improduttiva.